Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo spazio. Io sono la Sil e qui si chiacchiera dei libri. Quindi, se non siete interessati, cambiate video perché qui l'argomento principale sono i nostri amici di carta. Oggi, in realtà, uno bello grosso, ma voglio parlarvi dell'autrice, che non è solo un'autrice, perché è anche illustratrice e naturalista britannica che è vissuta a cavallo tra il 1800 e il 1900 ed è una figura che veramente io ho nel cuore. Lei mi ha tenuta per mano per tutta l'infanzia, ma in realtà lo sta facendo ancora e credo che lo farà fino all'ultimo mio respiro. Io sono veramente cresciuta con le sue illustrazioni, le sue storie, le sue cassette, perché c'erano le cassette a suo tempo. Beh, adesso mi sento vecchia. È una grandissima donna, secondo me, che ha una storia veramente da raccontare. E il personaggio in questione è la grande, la superba, la meravigliosa Beatrix Potter, ricordata soprattutto per i libri per bambini. Io ho qui con me un tomo che è costato tanto, è costato 32 euro, ma gli vale tutti. Ce li rispenderei tutti? Certo che sì, che racchiude tutte le sue storie. Il mondo di Beatrix Potter, per gli amanti delle sue illustrazioni, delle sue storie, delle sue fantasie. Cioè, questo tomo è da avere. Ve lo faccio vedere. Dentro c'è tutta la mappa del suo mondo. E poi, amici, ci sono tutte le storie da lei inventate con tutte le sue illustrazioni. Cioè, questo è una chicca, un gioiello preziosissimo, più di qualsiasi anello che veramente si possa avere. È di una bellezza, anche solo da sfogliare, che vi giuro vi lascerà incantati, proprio bello, bello. Io ogni tanto quando sono triste, giù di morale, acchiappo il mondo di Beatrix Potter, lo apro, mi ci fiondo dentro e puntualmente l'animo si alleggerisce. Lo poso qua perché è peso. Comunque, ripeto, sono tanti soldini perché costa tanto, ma è meraviglioso e trasmettetelo ai giovani lettori, figli, nipoti, bambini in generale, perché queste sono storie senza tempo. Adesso tutti questi cartoni sono digitalizzati, sono terrificanti. Qui ci sono delle illustrazioni, no, belle, di più, di più. Questa donna era veramente una gran donna. Allora, le storie create da Beatrix Potter celebrano principalmente la vita rurale, la vita di campagna, andando nel dettaglio la campagna inglese. Le cassette io mi ci incollavo, ma in realtà se le rivedo mi ci incollo anche adesso che ho 34 anni. C'è un film fatto molto bene, qua sotto vi lascio il titolo, sulla vita appunto che racconta la vita di Beatrix Potter. È un film che io adoro, che ho visto, rivisto, rivisto. È uno di quei film che io diciamo guardo quando sto male, quando sono malata, quando sto in quei periodi, no, proprio film comfort zone. Quindi ve lo lascio qua sotto il titolo. Se non l'avete mai visto, vi prego, recuperatelo. Allora, andiamo a parlare di Beatrix Potter e delle sue storie che hanno come protagonisti gli animali. Più famoso, direi, Peter Coniglio. La storia di Peter Coniglio è famosissima e la conosce, non so, anche questo armadio. Attenzione, è stato fatto un film sulla storia di Peter Coniglio. Io ero molto spaventata perché amo tantissimo, sono molto legata a Peter Coniglio e alla storia, a tutte queste meravigliosità create da questa donna. Quindi quando uscì il film, ormai un po' di tempo fa, lo guardai così, cioè come la gente guarda gli horror, perché ero veramente terrorizzata. L'ho spento dopo poco. L'ho spento dopo poco perché no, cioè se siete degli amanti di Beatrix Potter, delle storie di Peter Coniglio e quant'altro e non avete ancora visto quel film, non lo guardate. Perché no, cioè proprio no. Certi capolavori io sono dell'idea che non vadano toccati se non riportandoli sullo schermo in maniera non fedele, fedelissima, fedelerrima, ok? Quindi
Per me è stato un gran no, un flop brutto. Poi con queste illustrazioni fatte così mi vai a digitalizzare un qualcosa. No, cioè, no, 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 no. Quindi l'ho stoppato e ho fatto finta che nessuno lo avesse mai realizzato. Ecco. Detto questo, i racconti di Beatrix Potter sono un patrimonio, veramente. 24 racconti in totale, tradotti in più di 30 lingue, mica noccioline. Ovviamente le copie vendute. Tantissime, oltre 100 milioni di copie, e questo la dice lunga sul talento di questa donna. Allora, la nostra Beatrix Potter viene da una famiglia benestante, tipica vittoriana. Quindi a quell'epoca i bambini stavano con le governanti, che erano loro a tirargli su, a dargli l'educazione e l'istruzione, e diciamo che i genitori li vedevano molto meno rispetto alle governanti. Beatrix è sempre stata un po' cagionevole, un po' sola, timida, in disparte. Lei metteva tutta la sua energia, tutta la sua fantasia nei disegni con gli acquerelli. Era veramente molto talentuosa, figlia anche di genitori amanti dell'arte che l'hanno giustamente indirizzata verso questa strada, però lei il talento ce l'aveva già nel sangue. E insieme a suo fratello e alla famiglia passava quasi sempre le vacanze estive nella campagna scozzese. Lo dico perché la campagna scozzese è stato un paesaggio di enorme ispirazione per le sue storie. E già da piccolina, insieme al suo fratellino, si appassionava a tutto quello che era il mondo della natura. Quindi studiavano insieme le scienze naturali. Anziché magari fare i giochi come facevano gli altri bambini, loro stavano a guardare gli insetti, gli animali, le piccolezze della natura e tutto il mondo vegetale e animale. Dopodiché gli anni passano, il fratello se ne va a studiare a Oxford perché comunque prima il maschio doveva continuare i suoi studi per poi lavorare e quant'altro, invece la figura femminile, figlia, moglie, madre. Casa, ecco, ma la nostra Beatrix non era di certo di questo pensiero. Lei continua quindi la sua formazione a casa con la governante Anne. Anne ha un ruolo importantissimo nella vita di Beatrix perché era poco più grande di lei e oltre ad essere una governante, con gli anni poi è diventata anche una sua amica, quasi una sorella, ed è stata proprio Anne a spingere Beatrix Potter a creare delle vere e proprie raccolte per bambini. Pensate che Beatrix Potter da ragazzina teneva questo diario segreto scritto in un codice da lei inventato e verrà codificato solamente 20 anni dopo la morte di Beatrix da un collezionista delle sue opere, quindi da uno sfegatato, da un fan number one. In giovane età, per guadagnarsi qualche soldino, Beatrix, che era effettivamente molto brava, decise di stampare dei biglietti di auguri per Natale o comunque per le celebrazioni con tutte le sue immagini a sfondo naturale o con gli animali. Ebbero successo, la gente li acquistò e se ne accorse infatti un'impresa che comprò appunto i diritti dei disegni. Ebbe successo, questi biglietti andarono a ruba e proprio per questo Beatrix Potter, genio di donna perché l'aveva già vista lei, l'aveva già vista la strada del successo, decide di mano sua di pubblicare un proprio libro con tutte le sue storie illustrate. Lo propone a diverse case editrici che, udite udite, le dicono di no alla vecchia, come Mara Maionchi. Per me è un no, come diceva X Factor. Secondo me queste case editrici successivamente negli anni si sono non mangiate le mani, tutto perché hanno rifiutato le storie di Beatrix Potter. Infatti, la storia, quella famosa, la prima di Peter Coniglio, che in inglese è The Tale of Peter Rabbit, viene appunto rifiutata. Quindi cosa fa Beatrix Potter? Donna con gli attributi. Prende e si pubblica da sola 250 copie che riuscì a vendere, anche perché, io ho sempre detto, questa donna aveva un cervello formidabile, queste copie che lei aveva deciso di stampare
In primis costavano pochissimo, costavano uno scellino. E poi erano piccole, cioè non è il classico libro, ma erano fatte, stampate in un formato più ridotto, piccolino, adatte alle mani dei bambini. E poi una cosa non da poco, oltre alle illustrazioni, c'era appunto la storia raccontata e Beatrix Potter la raccontava con termini che favorivano l'apprendimento dei bambini. Quindi no parole banalotte, ma con discorsi, ragionamenti per favorire appunto il loro linguaggio, la crescita, l'apprendimento della lingua. Dopodiché queste copie vengono vendute, una casa editrice, la Frederick Warren & Company, che fa? Prende Peter Coniglio e lo pubblica sotto il suo nome. Nonostante ciò, Beatrix Potter decide di in parallelo continuare a stampare in proprio. Cosa fa? Dopo aver scritto la sua seconda opera, Il sarto di Gloucester, che forse è la mia preferita, decide appunto di stamparle per conto suo e 500 copie se le stampa e se le vende. Dopo il sarto di Gloucester farà la stessa identica cosa con la storia di Nat King, lo scoiattolo. Entrambe le storie verranno pubblicate sia per conto suo, da se stessa, che poi anche dall'autore. Nel mentre cosa succede? Peter Coniglio fa un boom e infatti la storia del nostro Peter e tutta la sua famiglia vende più di 50.000 copie, un qualcosa di enorme che io sono convinta, perché lo è adesso e secondo me lo era anche all'epoca, non venivano letti solo dai bambini, perché io a 34 anni la storia di Peter Coniglio la leggo, la rileggo e la rileggerò, quindi secondo me non è che li compravano solo per i piccolini, se li compravano anche per se stessi, anche perché vi giuro, queste illustrazioni, questa donna aveva un talento formidabile. Arriva il top del successo per Beatrix Potter, perché le illustrazioni, appunto, come vi stavo dicendo, alla gente piacevano un sacco, sono bellissime, disegnate alla perfezione con questi acquerelli. Proprio lei ha la capacità, aveva la capacità, ma ce l'ha ancora, di portarti in questo mondo che esce veramente dalla realtà in cui si vive. Le storie raccontate bene, appunto, con un linguaggio che aiutava i piccoli a fortificare la propria lingua. Il paesaggio rurale era estremamente pacifico, donava proprio un senso di pace. La fantasia era estremamente spiccata. Tutti questi ingredienti vanno a formare un qualcosa di straordinario. Infatti, la nostra Beatrix Potter cavalcò l'onda del successo. Nel mentre la nostra Beatrix aveva stretto un legame bello forte con il figlio del proprietario della Frederick Warren Company, la casa editrice che appunto gli aveva pubblicato i libri. Insieme avevano un sogno di comprare il Top Farm e creare veramente un qualcosa di grande. Purtroppo lui venne a mancare, ma questo sogno che avevano insieme, Beatrix, cuore romanticone, decide di portarlo avanti per entrambi. Quindi compra questa fattoria e diciamo che se andate a cercarla su internet vi innamorerete di questo posto, ok? È un luogo che l'ha stimolata e ispirata a scrivere altre storie, tra cui la storia di Tom Micio, che anche quella l'adoro, e un'altra che è tra le mie preferite, insieme al sarto di Gloucester, è la storia di Jemima. Pensate che una delle mie primissime piante, che poi purtroppo è morta, l'ho chiamata Jemima, appunto. Storie meravigliose, bellissime, illustrate e raccontate meravigliosamente. Fa questa cosa da sola perché comunque Beatrix non aveva di certo bisogno di tanti suggerimenti. Le arriva una proposta di matrimonio dall'avvocato che curava tutti i suoi interessi nella gestione della fattoria e quindi si sposarono. Il successo e l'aiuto anche del suo marito che l'aiutava a gestire tutto il patrimonio le hanno permesso di comprare, di fare uno step in più e comprare una fattoria ancora più grande. La vita rurale per Beatrix Potter è stata sempre, sempre al primo posto. E lo si vede, lo si percepisce nelle sue storie. Riesce anche, oltre a
essere già una scrittrice, un'illustratrice di fama, a diventare anche una naturalista e, udite udite, anche un'importante allevatrice di ovini. Quindi era conosciuta anche per questo nella contea. Venne addirittura eletta come presidente di un'associazione, anzi fu la prima donna eletta presidente di un'associazione, ma purtroppo non riuscì ad assumere, a prendere la carica perché morì prima. Beatrix Potter ha lasciato comunque al National Trust tutta la sua proprietà, intero, 4.000 acri di terre, 16 fattorie, insomma, il mondo, tutto il bestiame, e poi a noi comuni mortali ci ha lasciato un patrimonio intramontabile che sono le sue storie e i suoi disegni, le sue illustrazioni che per me sono quadri. Questo è un po' un'infarinatura, diciamo, di quella che è la vita di questa grandissima donna che io ho amato e amerò per sempre. Vi invito, come vi dicevo prima, a far conoscere ai giovani lettori queste storie perché sono così pure, mai banali, attenzione, perché hanno una morale enorme e sono quelle cose che fanno bene, fanno proprio bene al cuore. Le storie di Beatrix Potter, sfogliare questo librone, è proprio, fa proprio bene. Anche solo, io mi perdo a volte da sola, perché se qualcuno mi vede mi prende per pazza, mi perdo nella mappa e la guardo, i Topini Cattivi, Johnny, Topo di Città, poi c'è il laghetto dove c'è la signora trova tutto, Gloucester, Jeremy Pescatore, anche quella storia mi faceva impazzire. E poi sono senza tempo questi libri. Io vi invito tantissimo a recuperare il film, a recuperare questo librone. Se riuscite su YouTube, forse c'è ancora qualcosa, sicuramente ci sarà quelle erano le cassette, oggi sicuramente non ci sono più, però vi invito tantissimo perché entrerete in un mondo meraviglioso, scoprirete una donna dalla fantasia, dalla purezza d'animo pazzesca. Vi leggo queste paroline che ci sono qua dietro. C'è sempre una forte emozione quando si scrivono le prime parole di un libro, perché non sai dove ti porteranno. Io mi ricordo che quando guardavo le cassette mi incantavo a guardare il dettaglio che c'era, che lei anche disegna e racconta, la pioggia, cosa succedeva alla rana, alla ranocchia nel suo giardino, alle galline, alle papere, insomma, era una vita che in realtà sognavo già da piccolina, quindi questa cosa non ha fatto altro che incrementare il mio sogno nel cassetto, ecco. Comunque, io spero che di base conosciate Beatrix Potter, però se non è così, spero di avervi messo un po' di curiosità nello scoprire questa enorme autrice, illustratrice e naturalista britannica. Io vi ringrazio per avermi ascoltata. Come sempre, iscrivetevi al canale, su Instagram mi trovate con lo stesso nome, attivate da qualche parte qua nei meandri di YouTube la campanellina in modo tale che vi avviserà tutte le volte che io riuscirò a pubblicare un video. E noi ci sentiamo prestissimo, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti!